due comuni mi la passo un po'. Canta la sua tristezza, canta la sua ribellione il pastore sardo. Trascina sulle spalle da un pascolo all'altro la croce della sua miseria. E ha un solo amico, il fucile. Giungiamo a Orgosolo, 5.000 abitanti, quasi tutti pastori, e quasi tutti uniti e divisi da un'interminabile catena di vendette. Ci siamo fermati qui per documentare uno degli aspetti della Sardegna medioevale che ancora sopravvive in un angolo dell'isola. Presto il progresso che rinnova la vita sarda cancellerà anche queste ultime tracce di un triste passato. Qui hanno imparato da tempo che non bisogna fidarsi di nessuno. E ci sono voluti molti giorni e molte bevute per sciogliere la diffidenza. Così per la prima volta sono usciti dal silenzio per raccontarci quel poco che possono raccontare. A 3 chilometri dal paese c'è stato di recente un altro fatto di sangue. Vede, qui sono stati trovati i corpi dei due coniugi inglesi. Questo fatto ha costernato, ha lasciato di stucco tutto il paese. Prima, perché ad Orgosolo era da molto che non si verificavano più fatti di sangue. Poi, dal modo come sono avvenuti. Nel posto dove è capitato, qui vicino alla strada, posto popolato. E, fra l'altro perché non si trova, insomma, un motivo plausibile, una causale. Questi non sono stati rapinati, né niente. E molti orgolesi pensano addirittura che si tratti di un suicidio. Ecco, qui come vede, sono stati rinvenuti i corpi del latitante Mattu e del Mesina. Il Mattu è stato ritenuto responsabile della morte degli inglesi, ma ad Orgosolo, conoscendo l'indola ed il carattere del Mattu, la serietà del ragazzo, non lo escludono assolutamente che sia stato capace di compiere un'azione simile. Lei si chiederà perché ad Orgosolo avvengono tanti delitti, mentre negli altri paesi vicini, che hanno quasi lo stesso livello di vita, avvengono di meno. Il fatto è che ad Orgosolo vi sono queste foreste e questi monti che gli altri paesi non hanno e che permette di nascondere sia il bestiame rubato e sia i fuorilegge. Nemmeno nel piccolo cimitero di Orgosolo riposano in pace. Leggete le frasi incise su queste lapidi. Non riposano in pace. Ogni morto è un anello che si aggiunge alla catena di vendette. Anche oggi c'è un uomo alla macchia che prepara la sua vendetta. Si chiama Giuseppe Muscau. Noi, donne di Orgosolo, siamo le vere vittime di questa vita. Ci vengono strappati i nostri padri, i nostri fratelli, i nostri sposi. Chiediamo un po' di pace, soprattutto per i nostri figli. Perché? Perché tutto questo? Il pastore orgolese vive di pane e miseria. Non ha che il suo gregge. Per trovargli un pascolo entra nella proprietà altrui. Per difenderlo, uccide. Come vanno i pascoli quest'anno? Stiamo andando da male in peggio. Questo è il simbolo dell'annata cattiva. No? Quest'anno gli hanno fatto la legge dello sconto sui canoni d'affitto, così che gli agrari non vogliono affittarci il terreno. E siamo obbligati di restare qui in montagna, che sta cominciando a nevicare. No? Se continua questo tempo si rischia di perdere tutto il capitale, che sarebbe il lavoro della nostra vita. Sono il medico condotto di Orgosolo. Da 7 anni vivo tra queste popolazioni. Il mio parere sui fatti delittuosi che si verificano in questo paese è che dipendano dal protrarsi ai nostri giorni di usi e costumi in auge centinaia di anni fa. Ciò in parte dipende dallo stato di isolamento in cui vivono le nostre popolazioni ed in particolare i nostri pastori. Si potrebbe ovviare a questi, diremo, inconvenienti
portando le nostre popolazioni allo stesso livello degli altri paesi d'Italia, con la scuola in particolar modo e con il lavoro. Questo medico li vede nascere, non li vede quasi mai morire, perché se sono pastori non muoiono nel loro letto. Qui i furti di bestiame non vengono denunciati ai carabinieri, c'è un giurì il quale assolve o condanna. È un angolo di Sardegna questo avvolto ancora nella notte dei secoli, una Sardegna diversa da quella che le industrie e il lavoro stanno affrancando dalle antiche schiavitù. Musca, un uomo alla macchia, era un pastore come questi. Oggi, per rispettare la sua legge, è diventato un bandito. E subito me lo subestiamo, ne me è tutto. Ma lo bestiamo nel tuo da corrado. E prendere se c'è anche tanto da un motivo. A te ti ha rubato 40 pecore, tu ne hai rubato 20. Allora la maggior responsabilità è la tua, perché hai cominciato da prima. Datevi la mano e restate in pace. Dov'è Muscau? L'abbiamo cercato a lungo e un giorno su questo viottolo ad aspettarci c'era lui, Muscau, detto Grussotto, l'uomo alla macchia. Su Muscau pende una taglia di 4 milioni. Lo braccano da 3 anni. È al centro di una fosca vicenda di delitti. Pochi giorni or sono in paese gli hanno ucciso il fratello. Fatto incredibile nella storia del banditismo sardo, non si è vendicato. Addossati ad una roccia gli poniamo delle domande. Per rispondere Grussotto, che in sardo significa grassoccio, fa appello alle poche parole di italiano che conosce. Chi sei? Sono Giuseppe Muscau, detto Grussotto. Cosa fai? Latitante, circa 3 anni. Come vivi? Vivo nelle rocce del sopramonte come un cinghiale. Grussotto, ti ritieni colpevole o innocente? Sono completamente innocente dei delitti quali che mi hanno accusato e spero nel processo che venga riconosciuta la mia innocenza. Hai letto i giornali, Grussotto? Sì, e protesto per quello che hanno scritto ingiustamente contro di me. Senti, Grussotto, serbi rancore? Niente, niente. Senti, Grussotto, hai rancore per qualcheduno? No, io non ho rancore e né vendetta da comprare anche dopo l'uccisione mio fratello Andrea. Io non nutro sentimento di vendetta verso nessuno, ma confido nell'opera della giustizia. Allora perché fai latitante, Grussotto? Io faccio il latitante per proteggere moralmente la mia famiglia. In paese vivono sua madre, 2 sorelle e un fratello di 12 anni. Se non avessero paura di lui, li avrebbero già uccisi. Il mondo cammina, anche qui. E sono ancora le donne ad avere capito la necessità di uscire dall'ignoranza e dalla miseria. A 40, a 50 anni cominciano a studiare. E siamo stati noi questa volta a dar loro un tema. Racconta le tue impressioni sugli ultimi fatti avvenuti a Orgosolo. Esagerano anche di più. Ma è come dice un antico proverbio, del bene si dice bene e meglio, e del male, male e peggio. Ad ogni modo è stato troppo e si ha paura anche per l'avvenire, che continui questa catena di vendette, perché è come un campo seminato che continua a dare sempre i soliti frutti. Da noi si va molto in chiesa, ma le parole del Vangelo si fa orecchio da mercante, perché se si fosse praticato il perdono, tutto il male finirebbe, ma non perdonando il male continua.